Allora, sindaco Francesco Maria Grasso, anche se il PD non l'ha manifestato in maniera ufficiale, sembra ormai chiaro che sarà lei il candidato sindaco per il PD alle prossime elezioni. Diciamo, è iniziato un percorso importante, un percorso in cui abbiamo detto che il rapporto con i cittadini, con le altre forze politiche del centro-sinistra è fondamentale. L'obiettivo è di allargare il più possibile a tutti coloro che si richiamano alla matrice di centro-sinistra, e poi naturalmente fondamentale il programma, perché dovremo naturalmente insieme al partito, insieme agli organi del partito e con la mia persona approfondire, verificare tanti punti per dare ai cittadini di Montevarchi quei 3-4 indirizzi fondamentali della nuova amministrazione. Io credo che su questo chiederemo anche un contributo alla cittadinanza, in quanto con un questionario, con un'apertura di confronto, con delle assemblee. Io direi, e secondo me sarebbe importante anche fare una conferenza proprio programmatica da parte del PD, e poi anno nuovo, quando ci sarà da prendere le decisioni, verificheremo il modo e il come andare alle elezioni. Secondo lei quante possibilità ci sono che ci sia l'accordo anche con i socialisti e quindi venga creata una coalizione unica di centro-sinistra? Io spero che ci siano tante possibilità, e soprattutto molto dipenderà dal confronto programmatico e delle cose che dovremo fare insieme. Sindaco Grasso, mi risponda sinceramente, se le chiedesse di fare le primarie? Ma questo è uno strumento, è un metodo. Una volta che abbiamo concordato insieme alla coalizione le modalità, intanto va fatto la coalizione, va capito quali forze del centro-sinistra sono disponibili, io spero il più possibile, e poi vedremo quali sono gli strumenti per determinare e arrivare a una concretizzazione finale. Quel che è certo è che comunque il PD ha benedetto, tra virgolette, questa legislatura di 5 anni. Sì, io credo che è stato dato un giudizio positivo, su questo ringrazio tutti i miei gli appartenenti al PD, vediamo ora il raffronto anche con le altre forze politiche e con la cittadinanza.